Buonasera e benvenuti in questa nuova parte su Pokémon Fire Ash. In questo video finiremo la regione di Kanto, batteremo la Lega Pokémon, o meglio, se avete visto l'anime di Ash sapete che Ash non batte la Lega Pokémon di Kanto, non diventa mai campione della Lega Pokémon di Kanto, ma arriverà fino a Ricci, appunto, che se non sbaglio sono i 16esimi di finale. Detto ciò, noi nella scorsa puntata ci eravamo già registrati parlando a questa signorina, infatti ci dice che ci siamo già registrati. Ed ora dobbiamo andare allo stage di acqua. Quello sarà il nostro primo stage. È questo? No. Proviamo da questa parte. Nemmeno. Sei tu? No, questo è il ghiaccio. Sei tu? Ok, proviamo da questa parte. Eccoci qui, nello stadio d'acqua. Che prima sfida facile, ci dice. Beh, preparati a perdere a questo incredibile Mandy. Ok, allora noi entreremo con Pidgeot, poi vediamo un po', Charizard per sicurezza e direi Squirtle. Proviamo con questi qua, dai, vai, andiamo. Combatteremo contro Exeggutor, quindi andremo con Wing Attack. Sono di livello anche abbastanza alto loro, Psichico farà malissimo, ok. Buono, Exeggutor è andato. Io non mi ricordo con chi combatte Ash, Sidra, ok, qui mi sarebbe servito effettivamente qualcun altro. Pikachu magari. Lasciamo PG8 e usiamo ritorno. Dovrebbe fare abbastanza male comunque. Che Twister non dovrebbe farci nulla. Ok. PG8, mattatore della Lega Pokémon. O meglio, Pidgeot. Golbat, infatti qui mi sarebbe servito Pikachu, mannaggia loro. Golbat, mandiamo comunque Squirtle. Proviamo a fargli prendere un po' di punti esperienza, va? Allora, Rock Slide dovrebbe fargli male. Infatti. Razor Wind non ci fa quasi nulla. E noi lo tiriamo giù con Bubble Beam. Ah, Mega Drain, cacchio! Lo uccidiamo con Bubble Beam? Sì, ok, fortunatamente. Questo Golbat era un po' una mezza sega. Ok. E niente, l'Outstanding Mandy è... ha perso. Mi spiace. Congratulazioni per la tua prima vittoria. La prossima sarà con lo stadio di roccia. Ok. Lo stadio di roccia qual è? Questo? No, questa è l'erba. Roccia qual era? Questo? Ok, perfetto. Roccia. Allora, chi mandiamo questa volta? Mandiamo come primo Squirtle, come secondo Pikachu e come terzo potremmo usare Charizard per essere sicuri. Ok? Charizard per sicurezza. Charizard è praticamente la nostra sicurezza di vincere. Rapidash a livello 40. Iniziano a farsi alti i livelli, davvero alti. Bubble Beam, o meglio, Aqua Tail. Dai, mi ha bruciato, che palle, mi ha diminuito un casino l'attacco. Che palle. Fury Attack, dovremmo reggerlo. Bubble Beam però è speciale, infatti gli facciamo un sacco di danno. Bravo Squirtle. Livello 47 per Squirtle. Incredibile, mai visto uno Squirtle di livello così alto. Poliwhirl, mandiamo Pikachu. Con Scintilla dovrebbe risolvere la situazione. Esattamente. E Nidorino, lasciamo Pikachu. Se prende punti esperienza Pikachu è meglio. Vai. Paralizzato, ottimo. E non ha veleno punto? Meglio. A parte che sarebbe morto comunque. Tac. Agilità, no grazie. E abbiamo battuto anche il signor Squirtle che non si evolve. Non voglio arrendermi di già. Mi spiace, caro. Che tristezza comunque tutti questi allenatori che muoiono. Ok, i Pokémon rimangono comunque danneggiati dopo la battaglia, quindi andiamo a curarceli sempre. Ecco fatto. E il prossimo qual era? Water Stage? Nope. Tu? Nope. Terzo? Esatto. Vai. Ghiaccio. Buona fortuna. Contro di lui. Contro... il ghiaccio manderemo allora di nuovo Squirtle.
Perché Bulbasaur non rischio ad usarla, non rischio proprio per niente. Poi direi di mandare Pikachu e Charizard per sicurezza. Oppure mandiamo un bel Pidgeot per sicurezza, va? Facciamo, rendiamo le cose un po' più spicy. Rhyhorn. Ok. Bubble Beam. Esatto, difesa speciale di Rhyhorn praticamente quasi inesistente e viene disintegrato. Arcanine, lasciamo Squirtle. E usiamo. Beh, Bubble Beam. Extra rapido, bell'attacco. Ok, Dracquatail, vediamo se gli facciamo più danno. Fuoco bomba ci usa, per fortuna non ci scotta. E Aquatail fa il danno che deve fare. E Dracloyster, mandiamo Pikachu. Vedete, Pidgeot non è nemmeno servito. Qui sono bastati Squirtle e Pikachu. Perché qui con una scintilla Cloyster ci saluta probabilmente. No, due scintille serviranno. Aurora Beam. A parte che un'animazione bruttissima, sembra strana. Sembra buggata, ma forse era l'Aurora. Hanno cercato di creare l'Aurora Boreale. Era un po' bruttina comunque. Oh, bene. Spero che tu vinca. Oh, grazie, caro. Il prossimo sarà quello di tipo Erba. Ok. Però se non sbaglio ora, prima di andare nello stadio di tipo erba, possiamo uscire? Infatti, e c'è Gary. Così ho perso nel mio quarto round. Questi allenatori sono davvero tosti e devono sicuramente stare usando qualche trucco. Penso che andrò indietro, tornerò a Pallet Town per adesso. Buona fortuna nel tuo prossimo match. Se non ho vinto io qui, non c'è modo che tu lo faccia. Ci vediamo presto, Glacial. Oh, aspetta, il tuo amico ti sta cercando, è qui da qualche parte. Si riferisce ad un Brock, guardatelo lì di nuovo, il buon Brock che vuole risfidarci. Mandiamo in campo Bulbasaur come primo Pokémon e parliamo a Brock. Ehi Glacial, ho sentito che hai ottenuto 8 medaglie, così sono venuto qui a vedere. Hai già vinto 3 match? Davvero? It gets tougher from here. Diventa ancora più difficile da qui. Quindi, fammi vedere se i miei Pokémon sono pronti per il prossimo round. Ok. Sfidiamo questo Breeder Brock. Che manda in campo Onix. Noi vendiamo il nostro Bulby. E usiamo Seed Bomb. Ok. È andato sottoterra. Quindi, mandiamo Pidgeot. Per evitare il suo attacco. Ok, avremmo potuto mandare Charizard effettivamente per ucciderlo e poi. Perché adesso qui con Pidgeot siamo un po' nella merda. Rimandiamo Bulby. Dai, rimaniamo Bulby. Vediamo cosa usa. Userà un attacco tipo roccia, lui no? Ah, azione. Ok. Bind. Ah, l'ho missa. Bene, bene, bene. Ok, Bulbasaur finalmente uccide un Pokémon dopo quanti? 3 episodi? Olè. Bravo Bulby. Vulpix? Ah, è vero che a Brock poi otteneva un Vulpix. Mandiamo Squirtle. Contro Vulpix. Ok, Aquatail. Flamethrower, un Vulpix. Ok. Pur sempre un Vulpix a livello 38, però. Geodude. Mandiamo di nuovo Bulbasaur. Cercando di far prendere un po' di punti esperienza e un po' di EV a Bulbasaur. Cioè, EV detto all'inglese, EV quindi. Seed Bomb. Ok, Astardi, va bene. E finché usa un'azione, guarda, non c'è problema. Chi è che manda? Zubat, ok. Infatti non gli facciamo danno. Contro Zubat mandiamo Pikachu. Switchiamo in anche noi. Ah, ok. Chi vuole Squirtle. Beh, se vuoi Squirtle, guarda, io ho un attacco pronto per te che sarebbe Rockslide. Ma penso che Aquatail ti farebbe più male comunque. Infatti. Niente, ha provato 2 volte a confondermi, ma non ci è riuscito. La terza sarà quella buona? No, perché muore. Addio Zubat. E ritorna Geodude. Se ritorna Geodude, ritorniamo con Bulbasaur. Vabbè, Buba Buba. Seed Bomb e addio Geodude.
Abbiamo battuto Brock, è stato molto facile. Wow! Sei forte come al solito. Grazie. Che gran bella battaglia, Glacial. If you want, I can groom one of your Pokémon. It may be helping the battle. Vuole addestrare uno dei nostri Pokémon? Vuole allevare? Potremmo dargliene uno, ma anche no, grazie. Se no, gli diamo uno per il meme. Gli diamo Mr. Mime per il meme. No, dai, è uno spreco di soldi, non facciamolo. Cioè, Brock è letteralmente uno spreco di soldi. Ok. C'è anche magari un evento relativo al Team Rocket là nel negozio. Magari possiamo batterli. Vediamo, eh. Ehi là? No. Sono ancora più a vendere roba loro. Ok, abbiamo battuto anche Brock. A questo punto siamo pronti per andare al prossimo allenatore. Ricci. Allora, il prossimo era Erba qua? No, Water. Tu? Esatto. Before we begin, may I ask you for your name? Il mio nome? Beh, il mio nome è Ash. Ok, lei praticamente ha un Beedrill, un Scyther e un Bellsprout. Boh, va bene, cioè, insomma. Niente di che, però. Va bene. Quindi. Glacial, beh, preparati a perdere Glacial, ok. Ha praticamente solo Pokémon tipo Coleotter, quindi ovviamente manderemo Pidgeot. Poi manderemo Pikachu, potremmo, se no direttamente Charizard. E facciamo prendere un po' di punti esperienza a Pikachu se ne abbiamo l'occasione. Boh, questa povera Lady non ha molto ben capito come si funziona la Lega Pokémon, cioè andare con una. Tutti i Pokémon dello stesso tipo non è il massimo, anche perché poi ti trovi il Pidgeotto davanti e. Buonanotte. Non avvelenarmelo, grazie, grazie. Ritorno. Tra l'altro, Pidgeot più veloce di un Beedrill. Niente male. Scyther, lasciamo Pidgeot. Wing Attack. Comete, va bene, non ci fa praticamente nulla. E noi invece con Wing Attack lo. Distruggiamo. Ed infine Bellsprout. Ma come ti è venuto in mente di portare un Bellsprout alla Lega Pokémon? Ma scusa. Ma scusa. A parte che è quello che mi ha fatto più danno tra tutti i tuoi Pokémon. E questo dovrebbe farti sorgere più di una domanda. I miei Pokémon hanno dato il loro meglio. Ecco, è tutto ciò che conta. Boh, vabbè, se ne sei convinta. Congratulazioni. Hai vinto il tuo quarto round. Per aver vinto tutti, appunto, i quattro match. La tua prossima battaglia sarà nello stage indigo, nello stage blu, indigo sarebbe. Comunque, dobbiamo solamente sfidare appunto l'ultimo allenatore. Questo? Si va. Vai. Eccoci qui. Ehi, piacere di conoscerti. Diamo entrambi il nostro meglio, va bene? Contro Ricci. Ricci avrà un Butterfree, un Pikachu e un Charmander. Ok? Contro Butterfree quindi manderemo Charizard, siamo cattivi? Dai, mandiamo Charizard. Contro Pikachu manderemo il nostro Pikachu oppure ancora Charizard con Terremoto oppure Bulbasaur, banalmente. E contro Charmander manderemo Squirtle. Non combattiamo con Pikachu l'ultima battaglia della Lega, no dai, che brutto. Aspetta, l'ultima battaglia della Lega la voglio combattere con Pikachu e poi in caso appunto Squirtle. Vai, conferma. Scusa, cioè, ci siamo portati Pikachu fino a qui, non lo usiamo nell'ultima battaglia della Lega? Va bene tutto, però. Quindi, Flamethrower su Butterfree e addio Butterfree. Addio Happy, no? Com'è che l'ha chiamata? Happy, sì. Va bene, molto Happy. Sparky! Pikachu contro Pikachu? Proviamo? Tra l'altro, sbaglio anche lui a livello 45? Sì! Vai, vediamo un po' chi è il Pikachu migliore. Electro Ball. Vediamo, ti ho fatto questo danno. Lui usa agilità. Andiamo con Scintilla invece quanto ti faccio. Lui mi usa Thundershock. Scintilla te ne faccio di più di danno, eh. Prova a paralizzarmi, ma ovviamente essendo elettro non può farlo. E il mio Pikachu è decisamente il migliore. Sì, continua a provare a paralizzarmi, va. Punti meritati per Pikachu.
e mandare in campo Zippo, che sarebbe Charmander. Cambiamo e mandiamo Squirtle. L'altro Squirtle ha quasi raggiunto Charizard, non vorrei dire, però. Aquatail, che lo usa Flamethrower, ma Squirtle lo regge. E invece Zippo non regge un Aquatail di Squirtle. Ecco fatto, abbiamo sconfitto Ricci. That was fun, wasn't it? È stato divertente, vero? Eh sì, divertentissimo. I can't believe how that went. Non posso credere come sia andata. E invece devi crederci. Ti sei posizionato nel top 16 quest'anno. Torna il prossimo anno per provarci ancora. Grazie per aver provato, grazie per aver gareggiato. Oh, sei Glacial, giusto? Il professor Oak stesso ti sta aspettando, stava cercando, was rooting for you. Perché non vai da lui e gli dici cosa hai fatto? Ci andremo, ci andremo. No, non voglio parlare con Chansey. Voglio parlare con la signorina Joy. E curare il nostro Pokémon. Bene, quindi abbiamo anche concluso la Lega Pokémon di Kanto, dove appunto Ash si qualificava per per i sedicesimi, nel top 16. Ok, torniamo a Pallet Town e andiamo appunto a parlare al professor Oak, a dirgli cosa abbiamo fatto. Eccoci qui. Buongiorno, prof. Oak, è qui? Non è qui. Non è che magari era alla Lega, ci stava aspettando fuori, no, per dire, eh. Proviamo a vedere se è da qualche parte qui in città. Eccoli, appunto. Loro aspettavano che arrivassi dall'altra parte, io gli sono arrivato da dietro. C'è anche il Mr. Mime che abbiamo preso. Tecnicamente sarebbe nel box, ma dettagli. L'hanno fatto uscire dal box. Nel box, nel box. Sei finito nel box. Allora, parliamo col professor Oak. Glacial, gran bel lavoro alla Lega. Gary stopped by already and told us he lost. Gary è già passato di qui e ci ha detto che ha perso. È partito prima che potessi chiedergli di farmi un favore, quindi sto pensando di chiederlo a te. Potresti andare a Valencia Island nell'arcipelago Orange per me? Il professor Ivy è lì e ha una misteriosa Pokéball che vorrebbe farmi controllare. C'è anche una Lega nelle Orange Isle, se ti interessasse. Ovviamente mi interessa. Vai a Viridian City. C'è un blimp che ti porterebbe lì. Perfetto, possiamo parlare anche a nostra madre? Grazie, sei stato davvero bravo nella Lega. Sono davvero così fiera di te. Ok, hai dato il tuo meglio. Desidero essere forte come te. Sei stato davvero bravo. Great job alla Lega. Ok, qui possiamo entrare? No. Ok, allora, finiamo l'episodio. Il prossimo episodio sarà un episodio cortissimo e speciale perché parleremo con la ragazzina lì, ok? Che prima non c'era. Vedrete cosa ci dice quella ragazzina lì. Lo vedrete. Ma lo vedrete nel prossimo episodio perché questo finisce qui. Questa è stata la Lega. E nel prossimo episodio, appunto, andremo a fare quel cortissimo speciale in cui parleremo con la ragazzina. E poi andremo direttamente a Viridian City per il Blimp Service e per andare all'Orange Island, o meglio a Valencia Island. Grazie a tutti per aver seguito questo episodio. Kanto finisce qui, o meglio finisce con l'episodio speciale che arriverà dopo. Vi invito a lasciare un piace al video, a commentare, ad iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti. Da Glacial Sphere è tutto, al prossimo video.